La sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione ha accolto integralmente i motivi di ricorso della difesa rappresentata dagli avvocati Giuseppe Serafino del Foro di Messina e Andrea Fares del Foro di Milano per quanto concerne gli imputati Giuseppe Lorè e Santo Sciortino e dell'avvocato Alessandro Pruiti per quanto riguarda l'imprenditore di Caronia Antonino La Monica. In particolare, gli ermellini hanno di fatto disatteso le prospettazioni avanzate dalla DDA di Messina per parecchi anni in ordine al quale si sarebbe sostenuta in giudizio l'associazione degli imputati a gruppi criminali riferibili a Cosa Nostra palermitana. Infatti, la Corte ha annullato tutte le accuse relative al reato associativo e alla contestata aggravante del cosiddetto metodo mafioso, ritenendo sul punto di dover rimettere gli atti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Per altro verso è stato annullato per intervenuta prescrizione il capo B della rubrica. Ad oggi di fatto, dunque, tutte le contestazioni mosse agli imputati sono da ridiscutere. I tre erano coinvolti nell'operazione Barbarossa che scattò nel luglio del 99. Furono 46 le persone arrestate, 33 per la competenza della DDA di Palermo e 13 per quella di Messina. Nel mirino finirono una serie di estorsioni per i lavori sull'A20 tra Furiano di Caronia, Santo Stefano, Camastra e Tusa.